Pietà, studente di questa serata, io rappresento la Forum di Catena, che è la realtà che insieme a Viewmag sta promuovendo questo progetto, questa riflessione sui millennials, che sono una serie di quattro incontri, di cui appunto il primo questa sera. Noi qui a Braldo siamo uno spazio espositivo che si trova a Catena, non so se ne avete mai sentito parlare, uno spazio espositivo all'interno di un'azienda, l'azienda Viewt, che vende articoli professionali per il montaggio e il pistaggio, ma anche una collezione d'arte contemporanea molto grande, sono più di 17.000 opere d'arte contemporanea. Al momento ospitiamo una mostra d'arte austriaca dall'Ottocento ai giorni nostri, quindi da Klimt fino ad artisti come Erwin Wurm. E però tra le nostre iniziative culturali rientrano a volte anche delle riflessioni sulla letteratura. È da 4 anni ormai che per nostro conto organizziamo un forum di letteratura artistica, approfondendo questi argomenti, riflettendo su alcuni artisti, ma è concepito come un club letterario. Abbiamo l'anno scorso incontrato Viewmag, conosciuto Andrea Pergola, e da tempo riflettevamo anche su come aprirci alla realtà dei giovani che non fosse esclusivamente pubblico scolastico, che talvolta non decide per proprio conto di venire in un museo, viene indirizzato, convogliato dagli insegnanti. Quello che spesso manca ai musei, agli spazi espositivi, è proprio questo target qui, questa fascia d'età degli adolescenti, dei giovani, dei quasi non più giovani. E quindi ci è sembrata veramente una bella idea riflettere insieme su chi sono i millennials. Innanzitutto, guardandoci negli occhi, Andrea, ci siamo anche chiesti: ma noi siamo millennials? Prima volte per l'età anagrafica, forse ci rientriamo. Ci sembrava un argomento interessante, comunque un taglio da voler dare a questi incontri. Riflessioni che possiamo riuscire insieme anche smentire. Gli autori più presenti, Giuseppe Catanzaro e Giulia Camillo, possono forse anche dirci che non si rispecchiano in questa categoria. E, insomma, si diceva prima anche insieme, è un po' insolito affrontare delle riflessioni sulla letteratura cercando di incasellare graficamente gli autori, però questa è la riflessione che abbiamo voluto fare e abbiamo il piacere di condividere con voi questa sera. Buonasera a tutti, no, non è vero. Siamo dei millennials con un rapporto con la tecnologia. Aspetta, poco millennials. Ma prima ha funzionato. Vabbè, mi sentite se parlo così? Sì. Anche sì. Va bene. No, ma facciamo anche la ecco, no, non è vero. Forse erano tocchi tu, non va. Forse sono io, non so. Prova. Grazie Andrea per questa soluzione. Funziona? È l'inizio più imbarazzante di sempre. Allora, non capisco se funziona, ma ok. No, allora, bene, innanzitutto buonasera di nuovo a tutti, presento i nostri ospiti, appunto Giuseppe Catanzaro e Giulia Caminito, che sono i nostri millennials autori, e poi Claudio Papaleo e Nadia Terranova. Claudia lavora per la casa editrice Tunuè. Nadia è una scrittrice, insomma. Allora, no, io volevo iniziare dando un po' una definizione di millennials, perché poi anche poco fa qui fuori mi chiedevano: ma chi sono questi millennials? Ma no, non è vero quello che dite. Allora, diciamo che la definizione ufficiale, per quanto ci sia un po' di dibattito al riguardo, grosso modo inquadra la generazione nata tra l'inizio degli anni 80 e la fine degli anni 90, l'inizio del nuovo millennio, ecco. Poi chiunque un po' diceva su: ah no, non è possibile, ma come? No, si confonde molto con i nativi digitali, la generazione X, la generazione Y, la generazione Z, credo ci sia anche, vabbè.
Però no, diciamo che facendo un po' una media ponderata di tutte le varie definizioni, poi c'è chi dice 1982-1984, insomma, più o meno comunque questo ventennio che effettivamente è, insomma, comprende una fascia di tempo molto ampia e che poi per tutto quello che è accaduto a livello sociale, economico, politico, eccetera, va a comprendere una forbice che riguarda le persone diversissime, no? Cioè appunto una persona nata all'inizio degli anni 80 è totalmente differente da una nata all'inizio o alla fine degli anni 90, ecco. Però insomma, ecco, bisogna anche dire che in Italia ci sono 10 milioni di millennials, che sono moltissimi, ecco, un esercito volendo, e una delle definizioni che ha fatto poi più discutere, perché poi bisogna anche dire che dare del millennials a qualcuno è quasi un insulto, perché il Time per esempio li ha definiti dei ragazzini pigri e narcisisti, non so voi. È appunto una generazione grosso modo di nativi digitali, perché appunto il 97% dei millennials riceve un computer, il 94% un cellulare, e diciamo che gli altri di oggi sono dell'88, se non sbaglio, giusto? Quindi insomma sono dei millennials in pieno, esatto. E io a questo punto lascerei intanto la parola a Nadia. Se vuoi inquadrare un po' anche i ragazzi dal punto di vista un po' più... Vai, vai. Allora, funziona questo? Allora, dunque, intanto quando mi hanno chiesto di partecipare a questo incontro e di parlare dei millennials, prima di tutto mi ha preso un colpo, perché la definizione è così labile che per un attimo ho pensato di scrivere immediatamente dopo due righe che avevo letto di me, dicendo io non sono la millennials, perché non sono nata prima. Però poi ho capito, dopo andando avanti nell'email, che non si rivolgeva a me l'invito, ma era un'esortazione a un po' tenere a battesimo e indagare insieme a chi ci sarebbe stato questa generazione. La letteratura, per fortuna, di queste definizioni se ne frega, ma non importa nulla nel mondo dei libri di questo tipo di definizioni, soprattutto mentre sono in essere, quindi i libri che arrivano si giudicano per quello che sono, si leggono per quello che sono, per la loro valenza letteraria. E ammetto che da lettrice non ci penso mai, non penso mai a questo, a una persona che mi sta raccontando una generazione, anche perché è un discorso molto difficile da fare in fieri e molto dal punto di vista letterario, non da un punto di vista sociale naturalmente, ma è un discorso che viene fuori molto dopo, se voi ci pensate, ed è sempre delicato dire come una generazione sia raccontata, perché si rischia di lasciare fuori qualcosa. Avevo già letto La grande A, pubblicata da Giunti, di Giulia Caminito, che ha vinto il premio Babutta per la prima quest'anno, e invece ho letto appositamente per questo incontro Charlie non fa certo, di Giuseppe Catanzaro, che ha pubblicato Elliot. E sono due libri, appunto, tanto per non smentire quello che si diceva sulla generazione, profondamente diversi, totalmente diversi direi, per tanti aspetti. Allora, a un primo... Com'è così, per cominciare a raccontarvi a chi non li conosce, sicuramente il libro di Giuseppe Catanzaro è un libro generazionale, cioè un libro che racconta in presa diretta quasi questa generazione, quella, la loro, che è quella immediatamente successiva alla mia, la racconta, è non del tutto diversa in realtà nel momento in cui viene colta da Charlie non fa certo, che è quell'età particolare in cui dovrebbe essere quell'età in cui si esce dall'infanzia e si entra nell'età adulta, e quindi è un'età che per ogni generazione è diversa, per questa generazione è spostata molto in avanti, soprattutto se si pensa a quella degli anni 70. Negli anni 70 questo processo avveniva a 15 anni che avviene a 25, e questo è un dato importante e interessante di questa generazione di adesso, cioè a 25 anni questa definizione che tu hai dato, che è dato il fan dei bambini pigri e narcisisti, è secondo me una definizione che si confà a molti dei personaggi che compaiono qui dentro e che lui racconta in una maniera molto precisa, molto esatta, e con un sarcasmo, anche un'ironia, che forse è anche l'unico modo per raccontare una generazione che si sta costituendo e non ha di fronte dei problemi macroscopici come quella, per esempio, appunto, che è la proceduta di due o di tre, che è quella degli anni 70, e che non ha neanche il problema di quell'eredità, come ce l'avevamo noi 10 anni fa, ma il problema dell'eredità della generazione dei nostri genitori, che era una generazione comunque politicamente molto impegnata,
che aveva fatto delle battaglie di fronte a cui noi ci ponevamo o come totalmente disimpegnati o come contenitori che raccoglievano un'eredità. Questa è una, è stato molto interessante per me leggere questo libro, perché viene fuori una dimensione di una generazione che prescinde in maniera completamente libera da questa eredità, che racconta semplicemente quello che vive, che racconta, secondo me, questo libro racconta uno spaesamento, fondamentalmente uno smarrimento. È un libro con un protagonista che si rivolge al lettore chiamandolo fratello, e quindi già questo, da un lato si richiama ad una precisa tradizione letteraria di discorso colloquiale, pensiamo a Giovane Holden, no? È un libro che chiama il lettore in prima persona a dirgli: questo è il mio romanzo di formazione, e tu ne fai parte, sei completamente dentro questa cosa. Dall'altro, chiaramente, era un mondo in cui io ho faticato a trovare dei riferimenti personalmente, mi ha fatto sentire per certi aspetti più distante che se avessi letto un libro scritto 30 anni fa o 20 anni fa, e questo l'ho trovato veramente interessante come lettrice, cioè mi ha detto molto sia socialmente sia la narrativa di oggi che vuole raccontarsi appunto in presa diretta, che è un'ambizione molto forte, cioè complimenti per averci provato, perché raccontarsi senza una mediazione temporale è, da un punto di vista letterario e non cronachistico, è un rischio. Da lettrice vedo che questo rischio è stato affrontato consapevolmente con lo strumento consapevole di un'ironia che è utilizzata molto bene, che crea un minimo di distanza e quindi permette un'accessibilità. Invece il libro di Giulia Caminito, che è La grande A, è un libro che, se pensato da un punto di vista generazionale, dà una risposta completamente diversa. È un libro che un'eredità la raccoglie e la restituisce, cioè è un libro traghetto, non è un libro che registra, è un libro che decide consapevolmente di prendere un pezzo di storia italiana e di raccontarla perché non venga perduta. Quindi, rispetto a Charlie Non Fa Surf, se noi non sapessimo, non conoscessimo l'età dei protagonisti, potrebbe essere scritto da una protagonista che ha qualsiasi età. Forse l'unica persona che non potrebbe scrivere La grande A è chi l'ha vissuta, perché si sente che c'è un'elaborazione tramandata, che è un'eredità. Quindi anche qua la forza di questo libro è essere stata scritta da, qualcuno che lo racconta. Allora, brevemente, perché mi rendo conto che poi se no restano dei discorsi generali. Charlie Non Fa Surf racconta la vita di una laureata in legge che si trova a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e che vive questo passaggio in cui si smette di studiare e si comincia a lavorare in una Roma fatta di feste, di incontri, di fuorisede, insomma di tutto quello che può contornare la vita di un 25-26enne, non mi ricordo esattamente l'età, bella. La grande A invece racconta la storia di una ragazza, di una giovane che va a un certo punto in Africa alla ricerca di una madre che vive lì, che si chiama Adi, e la grande A rappresenta sia l'Africa coloniale che è stata colonizzata da noi, dall'Italia, anche se spesso ce lo dimentichiamo, e però la grande A è anche questa madre, è Adi, è la mamma da cui si torna, e quindi un racconto molto spostato indietro nel tempo. Però c'è, soprattutto secondo me nella seconda metà del libro, attraverso alcuni personaggi secondari, la certezza che questo racconto non è stato raccontato come una testimonianza di chi l'ha attraversato, ma con una rielaborazione. Questo è il dato che accomuna questi due libri diversissimi. In uno è esplicitamente dichiarato nella bandella, perché scrivono da giunti: liberamente ispirato alla biografia di famiglia, La grande A è un esordio narrativo sorprendente che racconta un pezzo dimenticato di storia italiana con una scrittura inventiva e spiazzante. Quindi ci dà un'indicazione precisa del perché è stato scritto questo libro. Mentre nella bandella di Charlie Non Fa Surf noi leggiamo: da poco laureato in legge, 25enne Giulio Cernini affronta speranzoso i primi giorni della pratica forense dell'avvocato P. Poi nella biografia leggiamo che Giuseppe Catanzaro è nato a Palermo nell'88, nel 2013 si è laureato in giurisprudenza e attualmente svolge la pratica forense a Roma. Quindi le ispirazioni, quello che ovviamente autobiografico ci può essere, possiamo intuirle, non che i personaggi debbano coincidere in nessuno dei due casi, però diciamo che entrambi fanno quello che normalmente si fa sempre in letteratura e soprattutto nei primi romanzi, cioè una rielaborazione dolorosa, dolorante o ironica di esperienze vissute o raccontate in famiglia.
Ho avuto l'impressione, mettendo insieme le idee, appunto dopo aver fatto due esperienze di lettura così diverse per arrivare qua, che in qualche modo tutti e due denunciassero la mancanza di un confronto attuale, contemporaneo, con la grande storia. Forse perché è quello che vedo io, cioè sono iniziata in questo da un pensiero che è mio e quindi chiedo anche a loro se invece si rispecchiano o se per nulla. Però entrambi dicono una cosa molto precisa: questa generazione in questo momento non ha un grandissimo problema storico, cioè forse ce l'ha, secondo me ce l'ha anche, però non ha l'empatia di sentirlo incredibilmente suo, non ha un immediato confronto con la storia. Allora, in un caso, Catanzaro la gira, racconta un'esperienza profondamente individuale, personale, e in questo molto anche in cui ci si può molto identificare. Nell'altro recupera un pezzo di storia passata e dice: va bene, con questo facciamo i conti, questo noi lo mettiamo sul tavolo. In entrambi i casi, secondo me, sono due libri che vale la pena leggere e confrontare proprio alla luce di quello che dicevi tu, cioè proprio per dire che cos'è la narrativa dei millennials. Secondo me non c'è, secondo me c'è la narrativa di alcune persone che casualmente hanno la stessa età, ma che hanno dei percorsi letterari e inventivi completamente diversi. Lascerei allora la parola per sapere se sono andate in parte d'accordo, se pensano cose radicalmente diverse. In relazione al, diciamo, al racconto con la storia in particolare, e io penso sinceramente che ecco, qualcosa in comune comunque sia, ecco, questi libri in realtà lo hanno, al di là poi di un discorso veramente data anagrafica di chi lo scrive, ecco. E in particolare, ecco, nel senso, secondo me va un po' visto sempre cosa spinge, ecco, a monte una persona, in questo caso, ecco, a scrivere un libro. Noi siamo nati entrambi nell'88, però ecco, andrebbero investigate un po' le ragioni, poi al di là, ecco, della diversità dei due libri, le ragioni che poi spingono una persona a volere raccontare una storia, soprattutto magari in un periodo, questo qua, in cui, come dire, si scrive tanto, nel senso che io ho scoperto, no? che si scrive troppo, però, come anche, diciamo, dicevi tu, a volte l'età media, ecco, forse è un po' più alta di chi anche manda manoscritti alle case editrici. Quindi forse un punto comune è che può aprire un discorso generazionale, si può trovare nella ragione che poi, almeno questo è quello che penso, nella ragione che poi spinge una persona a voler esprimersi, a volere comunicare con questo mezzo, no? Che è un mezzo, dai, anche un po' particolare per i tempi, per questi tempi e per i mezzi di comunicazione, no? E quindi qua partiamo da un primo punto sui millennials, visto che diciamo è quello il tema, ovvero sì, sono d'accordo sulla pigrizia, sull'indolenza, sono d'accordissimo, però in ultima analisi, secondo me, c'è una voglia forte, magari sopita, magari un po' latente, però io ho sempre riscontrato poi dall'osservazione delle persone che mi circondano, i miei coetanei, però una voglia, appunto, una necessità anche un po', ripeto, spesso latente, perché ecco, non è facile che venga fuori, però di comunicare, di uscire un po' da questa, di superare un po' questa pigrizia e questa, appunto, questa indolenza, che poi è un tratto caratteristico, e questa necessità, almeno nel mio caso, anche in quello di Giulia, ha portato magari a questo. Però se vogliamo cercare di non
diciamo, ridurla agli equilibri, hanno cercato di trovare un tratto comune. Forse un tratto comune può essere una voglia di esprimersi che riesce ad andare anche oltre un sistema per il quale, un'etichetta per la quale, ecco, in realtà questa generazione è una generazione dai, chiusa davanti al computer, chiusa a casa, o comunque sia che osserva tutto in maniera passiva. Io non sono d'accordissimo su questo, ecco, cioè, forse è stato anche un po' troppo sbrigativo etichettarlo come una generazione un po' passiva verso la comunicazione, verso anche la vita in generale. Non so, una mia idea da condividere con voi. Allora, qui il caso è molto particolare perché loro non lo sapevano, ma io lavoro per la casa editrice della Pubblica del Libro di Giuseppe, non era una cosa. Però quindi c'ero nel momento in cui il manoscritto è arrivato in casa editrice e lui l'ha portato a mano, vestito con quelle bretelle che vedete in copertina, e facendo una cosa che molti non fanno, cioè porta a porta, che diciamo non tutte le case editrici apprezzano, nemmeno noi non lo apprezziamo, non fanno. No, sto scherzando. Quindi ha fatto questo gesto forte e il manoscritto è iniziato a girare nella casa editrice. E la maggior parte delle persone che lavorano. Bretelle e pieno di dinamite. Esatto. Era quello il gesto delle bretelle. Esatto. Poco pigro. Esatto. No, e quindi lo abbiamo iniziato a leggere noi più o meno che avevamo la stessa età di Giuseppe, ci è molto piaciuto per questa capacità di raccontare il presente che diceva Nadia. E io ho molta invidia nei confronti di Giuseppe per questa capacità, perché per esempio io non sono assolutamente in grado di parlare di cose vicine nel mio tempo, semplicemente perché a un certo punto questo presente l'ho dovuto abbandonare, perché mi sembrava che io non riuscissi a cogliere degli aspetti particolari, avevo bisogno di un progetto più forte per riuscire a scrivere. Riesco a scrivere del presente soltanto attraverso dei racconti che però si muovono di solito su dei crinali fantastici, per cui c'è sempre un elemento, uno sdoppiamento, una proiezione che stravolge il presente che viene raccontato. E quindi in realtà sono diversi, però hanno qualcosa sicuramente in comune. Io ho quello è il mio problema personale, io riesco a parlare di più delle cose lontane che delle cose vicine, mentre invece Giuseppe riesce a parlare di più delle cose assolutamente il contrario. Mi terrorizza l'idea di parlare di qualcosa lontano più di 5 anni, mi terrorizza, infatti. Quindi io ho deciso di proiettarmi invece scrivendo nel periodo di anni che va dal 46 fino al 62. E ho lavorato con mia nonna, che è una delle protagoniste del libro, a cui ho fatto delle interviste per un anno, poi queste interviste le ho sbobinate, su queste interviste le ho sbobinate, suddivise per paragrafi e possibili capitoli, ogni paragrafo ho iniziato a studiare il materiale storico inerente, per cui se lei diceva una cosa io mi andavo a cercare. E quindi è un tipo di lavoro che noi abbiamo fatto completamente diverso, che quindi dà anche uno spaccato di quanto può essere diverso il lavoro oggi sulla narrativa, però italiana della nostra generazione. Devo dire che comunque Giuseppe rappresenta un buon esempio, se pensiamo, che ne so, anche all'Etica dell'Acquario di Ilaria Gaspari, è un altro esempio generazionale. Lei comunque si riferisce a un genere letterario diverso, perché il suo è un noir psicologico, però che si fonda moltissimo sulla sua esperienza personale degli anni universitari. Altri scrittori si guardano un po' indietro, ci provano, e quindi io questo ho provato e sono riuscita a fare, cioè se non avessi avuto tutta la testimonianza e tutto il materiale storico, io nei momenti in cui questa cosa mi mancava, perché dovevo parlare delle relazioni, degli sentimenti, andavo a picco. Cioè avevo bisogno sempre di avere materiale storico su cui lavorare, e credo che quello che diceva Nadia è la cosa che accomuna. Cioè in un certo qual modo questa mancanza della grande storia io la percepisco tantissimo, cioè percepisco la mia generazione come la difficoltà. È vero che non c'è un confronto direttissimo, però per esempio per me sì, perché i miei genitori sono appartenenti alla generazione attiva, e per quanto io possa essere attiva politicamente, per quanto io nella mia vita sicuramente mi sono sempre
ritagliata uno spazio politico negli studi e nelle attività sociali, però nulla è minimamente eguagliabile. Il mio comunque è uno status borghese ben pulito, ben sistemato, che grazie a loro io sono riuscita a ottenere e nel quale mi muovo comunque agevolmente, con degli altri problemi che riguardano sociali di altro tipo, però questo rapporto diretto con la storia non l'ho mai non lo sento, non lo percepisco, anzi mi sento molto passiva, molto svuotata di questa componente, assolutamente anche incapace. E questo mi porta a tentare il recupero di quelle parti di storia. Io mi riferisco a quella italiana, perché è quella per me vicina, e ho utilizzato questa storia di famiglia per riportarlo, perché chiaramente quanti conoscono bene il colonialismo italiano in Etiopia e in Eritrea? Pochissimi, perché se ne sa veramente poco. Agli incontri in cui sono andata, pochissimi sapevano anche le cose base, cioè anche proprio le date base, cioè i nomi base, insomma, Salassie, la battaglia di Adwa, Addis Abeba, cioè nomi proprio, il significato del, non so, di una statua come quella del leone, cioè qualsiasi minima cosa che ha fatto assolutamente parte della nostra storia è assolutamente sconosciuta, soprattutto la mia generazione. Cioè la mia generazione non ha assolutamente consapevolezza di alcune parti della storia. Quindi io mi imbarco, sono imbarcata in questo grosso progetto, e il prossimo dovrebbe essere ancora più delirante, perché vorrei parlare degli anarchici delle Marche. E devo dire che questa cosa però è in comune, nel senso che io mi sono ritrovata molto, mi sono divertita moltissimo nel libro di Giuseppe, perché c'è l'inevitabile della quotidianità romana di giovani in crisi che il giorno prima facevano una vita da fuorisede abbastanza tranquilla. Io non l'ho fatto da fuorisede, ma passavo tutte le mie giornate a casa a studiare la mattina alla sera, la sera uscivo un pochino, insomma una vita normale e tranquilla, al mondo del lavoro, che è poi il mondo del non lavoro, perché io adesso sono 5 anni che in teoria lavoro, ma non si può proprio dire questo. Quindi questo momento preciso che le coglie è anche un momento in cui la storia assolutamente non c'è. Cioè non c'è una generazione che registra tutto un passato culturale, sociale, storico. È una generazione che si ritrova così disarmata all'improvviso, e quindi la cioè viene proprio gettati anche nei ruoli, in cui non c'è un passaggio, una formazione effettiva. Quindi io pure mi sono provata mille volte in questi stage, che parola pericolosissima, parola chiave pericolosissima, ma è così, cioè qui all'improvviso il giorno prima eri a casa col tuo libro a sottolineare e a fare quei schemini, e il giorno dopo devi, non so, mandare un comunicato stampa e nessuno ti dice bottone, fallo, cioè tu fallo. Quindi devo dire che, e questa è la cosa che a me ha divertito ed è piaciuta di più del libro, cioè che effettivamente è così, e parlarne con ironia, e questa è un'altra cosa che accomuna tutti i due libri però, e che secondo me è una grande forza letteraria un po' sottovalutata, cioè l'ironia, cioè utilizzare il linguaggio, la lingua italiana per l'ironia e l'autoironia, cioè prendersi anche un po' in giro, prendersi in giro, prendere in giro gli italiani, prendere in giro l'Italia, prendere in giro se stessi. Permette di muovere una serie di meccanismi che attraverso la narrazione fanno emergere delle cose secondo me interessanti, ed è quello che nel libro di Giuseppe mi ha colpito subito. Io ho un'ironia un po' diversa, che non so se si coglie allo stesso livello, però è una componente mia che invece a cui tengo moltissimo e che non vorrei abbandonare scrivendo, cioè fare anche ironia di alcuni atteggiamenti, di alcuni modi di vivere, di alcune anche questioni storiche pesanti che hanno riguardato l'Italia, alcuni atteggiamenti, per esempio l'ironia che si può fare sul fascismo, sull'atteggiamento fascista, su come è la mentalità fascista, non a Casa Pound, su come passa attraverso il linguaggio, il modo, le famiglie, ancora oggi questo tipo di atteggiamento. E niente, quindi io penso che in realtà ci siano delle cose. Io non ho mai pensato a questa cosa dei millennials, devo dirvelo sinceramente, però io sono totalmente una persona nerd, totalmente millennials, cioè nel senso che comunque appartengo assolutamente a quella generazione per cui il computer ha cambiato tutto, cioè ha cambiato tutto il modo anche di scrivere. Io per esempio scrivevo addirittura prima online su alcuni siti di condivisione di storie con altre ragazze che poi ho conosciuto e incontrato nella mia vita.
E questa è una cosa che quando vado nelle scuole ne parlo con i ragazzi, lo fanno anche loro, e questa cosa è l'entusiasmo, che lo faccio anche io, quindi sembro vecchia, sembra che ho 85 anni, ah, anche tu scrivi online. Sì, cioè siamo in realtà parte di quella fascia che ha aperto, ci sono delle cose in comune anche con i ragazzi, per cui se andiamo io e Giuseppe a parlare con loro, si creano dei canali in più, degli strumenti in più, perché ci sono delle cose in comune con cui riusciamo di più a muoverci. Ti porterò in una scuola. Io vorrei leggere, funziona, sì. Vorrei leggere in modo che insomma, anche il pubblico senta qualcosa dalle vostre parole. Vorrei leggere due descrizioni che secondo me sono emblematiche. Nelle descrizioni dei libri ci sono tantissime insidie e ci sono anche tantissimi dettagli rivelatori, sia della scrittura e sia di quello, del rapporto con quello che si vuole raccontare. Perché le descrizioni in un romanzo non sono mai ornamentali, ci dicono sempre anche qualcosa di narrativo, spesso sottintendono un'azione o un sentimento. E per questo ho deciso di, ho scelto tra vari, in realtà ma non credo che ci sarà tempo di leggerle tutte, tra i vari parallelismi per questo incontro di leggerne due. Allora, cominciamo dalla grande A, che è quindi quello che Giada avrebbe amato della grande A. Giada avrebbe amato tante cose della grande A, come sciacquarsi le nere nel Mar Rosso, l'odore di limone e catrame, la baia stretta dagli scogli e le vongole grandi come pugni, le stecche di ghiaccio sciolte nelle cisterne, la terra rossiccia, il gallo alla mattina e le sue tracce nella polvere per riacchiapparlo quando si perdeva su Viale Drogali, il quaderno a righe fini, giallo, puzzolente ma ordinato, con i nomi dei clienti scritti sopra. L'attimo in cui tra le 6 e le 6:30 all'alba la madre veniva a svegliarla per il cambio del letto, stare senza vedere le finestre con solo tendine bianche, rancide di sabbia, colme di sale, anche loro come tutto il resto di un mare infinito che toccava le sorgenti e le case, un mare che cresceva giovane nelle baie e diventava vecchio nel deserto. Il suono delle palle da biliardo, la 8 contro la 2, la 15 al centro, la 1 toccatela solo alla fine, come se fosse la vostra sposa dopo il sì, lo voglio. Gli zoccoli di checco battuti sul tavolo del salottino e quella caramella muri gli si incollava al palato, infilare le mani nel cassetto delle sigarette a cercare la gatta Corus che aveva figliato, acchiappare filtri e catrame, dragoline velose e dentini appena accennati, sentire l'acqua del mare a bruciare nella gola, neanche fosse carbone ardente. E gridare sotto vuoto per riemergere quando il Mar Rosso diventava nero, la testa pesava e le gambe giravano, le piaghe del sole facendo avanti e indietro al mercato, lungo i portici, le sacche e le ceste, dove certa frutta puzzava e altra pareva venire dal paradiso in direttissima, pulirsi il viso con l'acqua freddata col ghiaccio portato da Orlando, urlare sharab nel cortile contro i diavoletti che rubavano le uova e infastidivano la sua gazzella. Ora basta, andate a scocciare qualcun altro che di bucce di patate e mele non ne abbiamo più, sharab. Mezzo inglese, mezzo arabo, mezzo armeno, mezzo greco, mezzo chi lo sa. Lì si parlava come veniva, il vuoto del deserto dove dimenticarsi di esistere e spalancare la bocca al caldo per farlo arrivare nell'intestino. Più sotto, ancora più sotto, fino alle unghie dei piedi. Lo Chanel della mamma, due gocce alle 6 del mattino, spostando le mani al buio per non svegliarla con quei respiri trattenuti e qualche integrazione tra i denti, perché era sempre tardi, dannatamente tardi, e tutti volevano il loro espresso prima di andare al lavoro. L'odore d'anice del Maribrisà, tanto forte da aver puzza, lo sentiva anche dalla sua bambina fuori dall'uscio, il modo di parlare sottovoce di Giacomo, comunque ad alta voce. Avrebbe amato quel tempo, ma non subito, l'aridità della grande A. Ma quando arrivò per la prima volta, ogni sogno si era dileguato chissà dove, con armi e bagagli. Emigrato. E poi invece andiamo a oggi, probabilmente è successo anche a voi, con L'impero colpisce ancora. Chiunque fosse interessato a comprendere a fondo il concetto di eternità può mettersi in coda sul viale del Muro Torto, dentro una smart d'epoca, senza stereo, alle assonnatissime ore 8:30 del mattino. Una fila immobile di auto che fanno rimbombare i loro clacson è ciò che ci vuole per iniziare al meglio la giornata.
Avanzi con molta calma, di un paio di centimetri, ogni 3 o 4 minuti. Se sei molto fortunato, ti puoi imbattere in qualche tamponamento, nella galleria serpente. E allora non avanzi nemmeno di un pollice. Ti vedi la vita scorrere davanti lentamente. Sei partito da casa, eri un ragazzo neolaureato e arrivi a piazzare Fiat Flaminio, che sei un padre di famiglia, con la pancia gonfia e i capelli diradati. Di conveniente c'è che hai tutto il sacrosanto tempo per pensare agli innumerevoli luoghi dell'emisfero in cui vorresti essere: a Panama, steso su una manca in riva all'acqua salina, a Londra, a fare shopping con una giovane modella russa estremamente disinibita, alle Maldive con una coppa di frutta per le mani e una fresca camicia di lino. O magari sai, anche nella tua maledetta casa, acquattato nel letto, in silenzio liturgico, come un luogo appena deposto da una felicità. Una bestemmia, un insulto, un nuovo urlo di clacson ti riporta alla realtà. Non ci sono amate, non ci sono modelle, non c'è frutta e nemmeno il letto. Ci sei soltanto tu, vestito di tutto punto, che guardi le macchine ferme davanti a te e pensi alla crudeltà del genere umano. Abbassi il finestrino e accendi una sigaretta. Ripeti quei gesti altre 3 volte, ti fai cogliere da un sentimento naturalista. E volgi lo sguardo al paesaggio circostante, asfalto panciuto, vetro, parafango, paraurti, smog, polvere chimica, spruzzi di cherosene. Allora, io dopo vorrei chiedere qualcosa, a meno che non vogliano aggiungere altro. Io ho delle domande. Vabbè, intanto io sono stata chiamata per una ragione che ha poco a che fare con i libri nello specifico, ma ha molto a che fare in teoria con i millennials, che però per me non esistono. Faccio la prima votata. Allora no, io sono qui perché mi occupo dell'ufficio stampa di una casa editrice che in teoria ha pubblicato per la gran parte millennials, se vogliamo, che si chiama Donoè e che ha una collana che si chiama Romanzi. E abbiamo 11 titoli al momento e 7 di questi titoli hanno come per scrittori dei ragazzi che hanno tra i 28 e i, non arrivano neanche a 35, quindi per dire che in realtà adesso sono moltissimi gli esordi, o quantomeno nel nostro caso la maggior parte degli esordienti sono dei ragazzi piuttosto giovani e con grande consapevolezza letteraria, questo sempre contro il discorso della pigrizia. Dico che per me i millennials non esistono, perché sono d'accordo con Nadia quando dice che la letteratura se ne frega. Il mio compito è quello di parlare di questi libri e non di questi autori con i giornalisti o con chi scrive nel web, come immagino sia successo anche per i vostri libri, ed è anche lì che vorrei arrivare. E la cosa da cui si parte sempre è il testo, quindi che verità racconta quel testo e il modo in cui cerca di raccontarla, quindi lo stile. Io sono del 1986, quindi a mia volta all'interno di questa grande generazione, e se mi sento millennials mi ci sento forse più per le condizioni lavorative che per altro. E quindi ecco, in tutti i casi, sia parlando peraltro con miei coetanei che scrivono, sia parlando con persone più adulte, nulla, si è sempre parlato delle storie, si è sempre cercato di pronunciarci in merito al valore letterario di quei romanzi lì. L'altra cosa è che anche per la mia esperienza la storia in questi romanzi è completamente assente. Non c'è cronaca, io anzi potrei dire che i romanzi di noi sono romanzi per stregoni pazzi o per lupi che urlano la luna, perché all'interno c'è superstizione, ci sono delle strutture, non so, mi sembra che gli autori della collana per cui lavoro quasi si richiamino ad una generazione precedente di autori, che potrebbe essere quella di Cartarescu, di Volodin, di scrittori europei molto, molto più attempati, diciamo, che propongono delle narrazioni quasi oniriche, anzi in alcuni casi veramente oniriche, che non hanno a che fare né col tempo né con un luogo specifico. Tant'è che leggendo la maggior parte dei libri di cui mi occupo è anche difficile ricordarsi se qualcuno abbia o meno un cellulare, ad esempio. L'altra cosa interessante però è che forse di millennials, o quantomeno di una generazione, si può parlare, perché loro due, come credo anche
gli autori di cui mi occupo io vivono in un momento editoriale particolare, che è il momento in cui c'è una quantità tale di titoli che vengono gettati nel mercato, per cui chi è all'esordio rischia di vivere quel momento di fiamma, no? Se non ben seguito. Perché? Perché un libro che esce oggi è già vecchio dopo una settimana, perché un giornalista ad una pagina stampata o all'anteprima su quel titolo, o ad esempio se domenica ne ha parlato Repubblica, state pur certi che per quanto questo libro possa essere interessante, magari anche appetibile sul piano commerciale o particolarmente letterario, il giornale che esce la domenica dopo non ti farà il pezzo perché ha perso l'anteprima, e quindi è come se quel libro non avesse più un valore. E che succede? Che però nel frattempo c'è il web, dove le dinamiche sono completamente diverse, dove le cose ad esempio non subiscono questo processo di invecchiamento totalmente velocizzato, e probabilmente in alcuni momenti è proprio grazie al web che uno scrittore giovane, esordiente, che quindi ha bisogno di molto più tempo per poter portare avanti il proprio libro, per farlo stare al mondo, riesce in effetti a non cadere nel dimenticatoio e forse anche a trovare alle volte una critica che vada veramente dal testo al contesto, perché adesso soprattutto nella carta stampata ci sono questi grandi pezzi tematici, peraltro anche molto belli, che però partono da un argomento che chiama a sé diversi libri, mentre nel web succede peraltro con dei critici giovani ma veramente bravissimi. Io, oltre che in Dud, però non so, potrei nominare l'ultima pagina, altri animali, insomma tutta una serie di siti che vi inviterei a leggere, perché ci sono dei ragazzi incredibilmente lucidi e, non lo so, incredibilmente sagaci nel momento in cui prendono un testo e veramente lo sviscerano. E allora io vorrei sapere sia da Giuseppe sia da Giulia qual è stato l'uso che hanno fatto nel web, perché l'uso che hanno fatto del web, cioè quanto loro stessi si sono fatti portatori, personaggi, se si sono fatti personaggi per poter portare avanti il proprio libro, e soprattutto qual è stata la percezione che avete avuto del racconto delle vostre storie sulla carta stampata e quale quella che invece vi ha fornito il web. Sì. Io personalmente ho abusato e abuso del web sia per trascorrere la giornata, in base poi soprattutto anche per mi ho abusato per farmi pubblicità, tra virgolette, o diciamo pubblicizzare il mio libro. È chiaro che nel momento in cui mi sono reso conto, come si rende facilmente conto, della possibilità che si ha tramite questo strumento di veicolare un messaggio, un contenuto a diverse persone con una velocità quasi estemporanea, è chiaro che, rendendosi conto di questo, secondo me è giusto cercare, tra virgolette, di ottenere dei risultati da un punto di vista di visibilità maggiori, sfruttandolo, cercando di sfruttare il mezzo del web, e poi in particolare quello dei social network, perché penso che di quello essenzialmente stiamo parlando. E io anche prima, in realtà, di pubblicare il libro, ho sempre fatto una comunicazione molto serrata sui social network, sia per un discorso puramente contingente, nel senso che io per il lavoro che faccio sto gran parte della giornata davanti al computer e il mio lavoro alterno, diciamo, delle sessioni di social network, quindi a livello pratico è un mezzo che ho a disposizione quasi tutto il giorno, e ripeto, ha una potenzialità comunicativa chiaramente enorme. Il punto è come viene usato, e ecco, cercare di non
cercare di mantenere un livello di comunicazione, di contenuti, diciamo, decente rispetto utilizzando un mezzo che, come dire, tende molto ad appiattire tutti i contenuti in realtà. E detto questo, sì, io l'ho utilizzato moltissimo, lo continuo a utilizzare moltissimo, sia per cazzeggiare che per, diciamo, comunicare più o meno seriamente cose di cui, cose di cui mi interessa comunicare. E obiettivamente non so l'incidenza che ha avuto questo sul, poi sulla storia, sul ciclo vitale del mio libro, nel senso che sicuramente a un livello pratico, proprio essenzialmente pratico, il fatto di la circostanza di fare comunicazione sul libro, nel senso di pubblicare magari recensioni, interviste, probabilmente facendo in un certo modo attivo, ecco, non ciao questo qui e basta, perché questo qua non serve a quello, ecco, non serve a quello secondo me l'utilizzo dei social network. Sicuramente comunque ha allungato, secondo me, un po' il ciclo vitale del libro, o gli ha dato un po' di visibilità in più. E questo è il mio personalissimo rapporto con i social network. Allora, io parlo della mia parte personale che riguarda i miei social. Io, a differenza di Giuseppe, prima di uscire del libro utilizzavo la mia pagina in maniera molto privata e assolutamente, cioè, quattro cose in croce. Mi mette molta paura a me, cioè il mondo di Facebook mi mette molta paura, perché ho avuto delle esperienze lavorative in cui piccole cose hanno preso la via della folla e ci hanno fatto i virali in negativo, e lì veramente si genera una situazione feudale, secondo me, che a me mette molta inquietudine, perché non sono molto abituata, cioè lo uso molto privatamente ma non lo uso mai nel rapporto col pubblico, cioè con pubblico non commento mai la cosa di qualcuno, non so come dire, sono sempre molto nel mio piccolo cortile. Con il libro quindi non credo di aver inciso attraverso i miei social, nel senso che ho un po' allargato la mia cerchia di amicizie, però lo devo fare oculatamente, nel senso che io ho delle mie amiche che scrivono e che sono bersagliate, cioè sono veramente stalkerizzate, perché si pensa a una ragazza giovane, un po' carina, e che scrive, a quel punto è no? L'amica di tutti, viene bombardata di tutta una serie di link, foto personali, parti intime, cose, di tutto, viene perseguitata alle presentazioni per lo stalker, che vengono a tutte le presentazioni, foto che vengono fatte, questa è la differenza uomo-donna dei social, è importante. Cioè io ho alcune ragazze, mie amiche, mie coetanee, che comunque hanno allargato molto il loro cerchio delle amicizie nel momento in cui è uscito il libro, e questa cosa ha portato a una serie di situazioni veramente assurde, veramente inquietanti. Quindi io mi muovo in maniera oculata, abbastanza oculata su social. Devo dire invece, dal punto di vista del lavoro che l'ufficio stampa e del lavoro editoriale che ha riguardo il libro, sicuramente i blog hanno risposto in maniera molto più forte, nel senso che uno, i blog ha lo spazio per esprimere un'opinione assolutamente libero, per cui nella maggior parte dei casi sono persone che non vengono pagate per questa attività, quindi lo fanno a livello personale e quindi fanno quello che vogliono nel momento in cui lo vogliono e nella misura che vogliono. Quindi le recensioni, secondo me, che a me hanno toccato di più, poi non so se leggendole sarà così anche per gli altri, le opinioni che mi hanno toccato di più, i pensieri più articolati, più interessanti, più svolti, io le ho lette nel web, perché chiaramente lì il libro poteva avere tutto lo spazio che loro volevano e ognuno di loro, anche nelle critiche, ha potuto sviscerare dall'inizio alla fine quello che gli era interessato, quello che non gli era interessato, quello che gli era sembrato da approfondire, quello che avrebbe tutto, e lì comunque in realtà è un mondo per cui tu scrivi a quella persona che, lavorando molto sul web e ti risponde, si aprono anche dei dibattiti, cioè riesci anche a entrare in contatto con le persone in maniera più concreta.
I giornali è un mondo che è inutile che io vi dica, lo dirò agli altri, vabbè, complicato e difficilissimo, con tutto che la mia è una casa editrice più grande rispetto a quella di Giuseppe, e Giuseppe tanto si è mosso molto bene sul cartaceo. Noi abbiamo fatto un po' più di fatica perché il mio libro è uscito in un periodo dell'anno che è molto caldo, cioè l'autunno, che precede, io mi fa tanto gli stremi di queste cose poco amene dell'editoria, comunque poco millennials, queste cose da vecchi, ma comunque ci sono dei periodi dell'anno più caldi in cui se si prova a mettere un esordiente perché la casa editrice ci punta un po' e vorrebbe, però in certi casi è un rischio perché in quel periodo escono i libri che vendono e questo vuol dire che i grandi nomi, questo vuol dire che l'attenzione si può spostare. Quindi devo dire che sul cartaceo ci sono state delle cose buone, ma soprattutto legate ai miei rapporti, cioè sono state legate a persone che conoscono me e che erano incuriosite dal fatto che fosse uscito il libro e che per questo mi hanno dato fiducia nel leggerlo. E dando fiducia a me come persona, lo hanno letto e se nel momento in cui gli è interessato e gli è piaciuto, ne hanno scritto. Però diciamo che a prescindere da tutto questo sarebbe stato molto più complicato. E secondo me il web è uno spazio per i libri un po' ancora insondato rispetto alle sue potenzialità, e che sul quale le case editrici, come tu sai che noi vorremmo dire, dovrebbero puntare molto di più, nel senso di in alcuni casi figure che abbiano un quadro molto ampio delle realtà web che si occupano di libri, anche attraverso altri canali social, perché Facebook è semplicemente un contenitore che muove una serie di link fondamentalmente se viene usato bene, ma poi ci sono altri canali come Instagram, come Twitter e altri, dove in America oggi si fa letteratura. Cioè io ho incontrato una scrittrice di un libro molto bello che si chiama Le Madri, lei è Brit Bennett, è una ragazza millennial perché ha 25 anni, è esordito in America, una ragazza afroamericana che ha scritto questo libro molto bello ambientato nella California del Sud al confine con Tijuana e con il Messico. E lei mi ha parlando del libro, perché ci ho lavorato con lei, mi ha detto che in America non esistono più i giornali, peggio dei giornali non importa quasi niente a nessuno, importano gli influencer, importano le celebrità, cioè importa che, non so, Leonardo DiCaprio si faccia la foto del tuo libro. Non so quanto sia positivo, però non è positivo, però è il quadro di quello che succede. No, io non lo trovo positivo, io trovo che sia molto positivo insistere sui cartacei, sui blog di qualità, però il mondo si sta muovendo in delle direzioni che forse noi non abbiamo troppo presenti. Cioè, per quanto riguarda per esempio la mia casa editrice, io parlo ovviamente della esperienza nostra, non del mio ufficio stampa, ma in generale la mia casa editrice che ha 10 anni, comunque ha un pubblico più alto d'età, si è sempre riferito molto a un pubblico femminile che va dai 30 ai 50, diciamo, come fascia d'età importante, e che magari queste cose ancora non le tiene troppo d'occhio. E invece in America purtroppo funziona così, cioè è valso di più che Sarah Jessica Parker facesse il libro, la foto col suo libro, che qualsiasi recensione su The New Yorker, New York Times, eccetera, eccetera. Ha mosso più quello per il suo libro, per il quale adesso lei può vivere, grazie alla foto di Sarah Jessica Parker, e sta già scrivendo il secondo romanzo. Cioè, questa è la triste ma reale condizione del web. Quindi sì, quello che ci dicevamo noi sarebbe un po' di consapevolezza e un po'. Io sono contenta che in Italia non funzioni così, cioè che non c'è Fedez col mio libro. Questo però, siamo messi meglio, stranamente. Se tu portali. No, però è una grande verità, perché il prodotto, come altre cose vengono veicolate, il paio di scarpe, la giacca, il profumo, il trucco, anche il libro, nel momento in cui è oggetto commerciale, in alcuni casi utilizza questi canali. E nel caso del libro di Brit, quello è un libro letterario, cioè non stiamo parlando di farci una foto con Fabio Volo, cioè stiamo parlando di libri letterari. Questo vuol dire che è un passaggio un po' successivo e un po' forte. Io trovo che nel mio caso, ma anche nel caso di Giuseppe, perché comunque noi speravamo molto nei social per quanto riguarda il libro di Giuseppe, quindi c'è stato del movimento sicuramente, ma è anche vero che la fascia dei millennials è per statistiche quella che legge di meno. Questa è una grande verità importante da considerare, nel senso che comunque la fascia, diciamo, universitaria è quella che, visto che studia e che sta all'università, c'è un po' nelle statistiche di difficoltà
Beh, in alcuni casi è per quello, se l'altro millennials scrive per i millennials, ad esempio. Il millennials che magari scrive per tutti, no, però questo è un libro che si riferiva molto alla sua generazione, cioè mia madre lo potrebbe leggere con piacere, ma non coglierebbe le cose che può cogliere una persona che ha la nostra età o che è un po' più grande. Come diceva Nadia, ci sono dei piccoli gap, anche di solo 10 anni. E oggi trovare quel pubblico che non è il pubblico degli young adult e non è il pubblico della narrativa adulta, ma è un pubblico di fascia intermedia tra questi due stati, è piuttosto complicato. Cioè non è semplicissimo che questo pubblico arrivi a della narrativa che magari potrebbe interessarlo. Ecco, in questa cosa il web in realtà potrebbe giocare un ruolo importante. Io trovo molto interessante che appena tu hai chiesto di web il discorso si sia spostato sui social network, che si sono mangiati, cioè per esempio Giuseppe ha dato immediatamente per scontato, è passato subito alla dimensione Facebook. Web, Facebook, cioè, è un'equazione che a me lascia ancora disorientata. Io figurati sono una persona che utilizza Facebook e che utilizza Twitter, so, questi due social network, che ha un blog diventato poi sito attraverso cui inizialmente, prima di pubblicare gli anni al contrario nella fattispecie, ma comunque la maggior parte dei miei libri li utilizzavo anche per, magari più per scrivere delle cose che mi interessava scrivere, poi dopo la pubblicazione dei libri con le collaborazioni con i giornali molto felicemente ho abbandonato in favore del cartaceo, perché credo, osservando, che comunque la bolla di Facebook e di Twitter sia potenzialmente utile, sicuramente da utilizzare, ma come diceva Giulia, assolutamente non ancora determinante in Italia. Succede, per esempio, di leggere dei grandissimi polveroni letterari su Facebook, di chiudere, cioè di proprio disconnettersi, uscire e vedere che nessuno nella comunità di lettori medi e forti è al corrente di quello che accade. Quindi c'è sicuramente un'agitazione che può portare alcuni lettori, ma assolutamente non tali da creare un dibattito. Faccio anche un esempio, non farò esempi negativo, di polveroni su Facebook che sono rimasti confinati a Facebook e non hanno spostato nulla, anche se tu sei passato un'ora in un social network, li convincevi che quello era il libro del momento, perché ne parlavano tutti, figuriamoci. Poi andavi in libreria, guardavi le classifiche e ti rendevi conto che ne potevano anche parlare tutti, però Facebook alimenta Facebook, cioè l'ansia di commentare, di dire, financo di farsi il selfie, in realtà almeno adesso in Italia assolutamente non sposta nulla di così importante. La sponsorizzazione sposta. Allora, la sponsorizzazione dello sponsor è un'altra cosa, però la grande discussione, così com'è, con quei giorni in cui sembra che non si parli di altro, quando lo chiudi no, non porta da nessuna parte. Mentre, esempio, invece, anche io sono rimasta sorpresa del fatto che un libro come quello di Walter Siri, partito con una polemica tutta cartacea, è tutta svolta appunto sulle pagine culturali dei giornali che nessuno legge e tutti dicono che non influenza più nessuno, anche io per carità ne sono convinta. In realtà, se tu vai a guardare proprio quella discussione, quel dibattito, ha fatto partire un libro. Cioè è successa una cosa che ha fatto discutere, ha portato un sacco di gente ad interessarsi perché se ne è parlato, mossa assurda di marketing, il libro che ha provocato, recensione che non ha centrato, che quindi ha fatto sollevare le polemiche, non si sa. Fatto sta che in quel caso c'era polemica dentro i social network, ma soprattutto il libro si è mosso veramente e realmente perché la discussione è venuta nelle pagine dei giornali. È stato sorprendente anche per me, perché a forza di sentire dire e di pensare che le pagine dei giornali non smuovono più niente, sono stati dei giorni un po' che mi hanno fatto molto pensare. In realtà io penso molto al web come un'occasione mancata, e lo dico da utente, perché quello che dicevi tu, Giulia, è che tu hai trovato delle recensioni ricche e approfondite, è interessante, e anche a me è successo sui miei libri, però non accade sempre, cioè non accade sempre anche per colpa di un cattivo utilizzo, perché leggo tanti, perché è diventato anche un po' di moda fare il book blogger, quello che a quella casa editrice, quella parolina che tu giustamente hai tirato fuori, immagine nefasta, che influencer, per cui c'è un momento in cui sembra che tutti leggano un blog e poi vai a vedere, quella persona macina 5 libri a settimana. Adesso io sono una lettrice forte, arrivo a leggerne anche 2 o 3 se devo farlo, però
sinceramente produrre 5 recensioni a settimana sempre sa tantissimo di vetrina, e a quel punto preferisco la pagina vetrina di un qualsiasi quotidiano, non vedo che cosa mi dovrebbe differenziare. Per cui è bello il web quando è uno spazio effettivamente di libertà, di critica, di aggregazione spontanea di lettori forti, però appunto se si deve utilizzare per avere visibilità, poi per carità va benissimo tutto, però non mi sembra così interessante o così ricco, può servire a chi lo utilizza, però di fatto non crea nessun interesse, non crea nessuna comunità. Io se fossi l'ufficio stampa di una casa editrice lavorerei proprio su quello, lavorerei su una comunità di lettori forti come quel fenomeno interessante che è successo con Modus Regendi, che una volta l'anno votano dei libri, vabbè anche lì ci sarebbe tutto il discorso da fare come li scelgono, perché li votano, però effettivamente poi questi lettori forti fanno questo esperimento di mandare un libro di qualità con tutte le sfumature anche di punti interrogativi che questa parolina può voler dire, e decidono di mandarli in classifica. È un esperimento anche un po' forzato secondo me a volte, però che comunque è interessante, ci dice qualcosa sul fatto che c'è una sede di parlare, di confrontarsi sui libri buoni. Io a Modus Regendi al gruppo sono iscritta, non mi ricordo, non si chiama esattamente così, si chiama un altro nome, il vizio di leggere. Ogni tanto vado a guardare le discussioni che fanno, ce ne sono di superficiali ma ce ne sono anche di interessantissime, così come sono iscritta ad altri gruppi di lettori, appunto essendo anche fondamentalmente una lettrice, magari non intervengo mai, anche io uso i social network molto come Giulia, cioè scrivo poco nei commenti degli altri, magari leggo, però vedo delle cose molto molto interessanti in questo senso. E poi trovo interessante anche, oltre ad avere fatto l'equivalenza web social network, che voi due avete immediatamente fatto l'equivalenza web comunicare. A me la prima cosa che sarebbe venuta in mente web sarebbe stata leggere, cioè invece soprattutto Giuseppe ha detto, ma lo dico veramente come così, cioè come una notazione, io passo il mio tempo, anche prima comunicavo, prima del libro, mi è venuta in mente di chiedere cosa comunicavi, e infatti te lo chiedo, perché io se penso a internet mi penso innanzitutto una lettrice, cioè una che va, che naviga anche un po' nascostamente a leggere le cose degli altri, poi certo metto le cose dei miei libri, così, però in realtà non ci penso un millesimo del tempo che dedico a leggere gli altri. Quindi di questo sono veramente curiosa. Poi ho detto, io faccio una grande comunicazione anche prima dei miei libri, ma su cosa? Cosiddetto con Facebook. Comunicazione essenzialmente come se noi stessimo adesso, io dico magari, cioè nel senso, non parlo di contenuti, chissà, ma comunicazione sì. Discussioni? Sì, sì, non discussioni, però ecco, c'è... Cioè, ironia personale? Sì, no, punti di vista, spicci su cose spicce che capitano durante la giornata, e non è chiaro, non... come dire, non alimenta discussioni filosofiche, ecco, però anche quello, cioè sai, ora no, parliamo, visto che è una cosa che a me interessa, anche come si usa, come viene usato il social network, diciamo, secondo me, per la mia esperienza personale, comunque sia, denota un po' come si... Come si comunica, che taglio si vuole dare a una comunicazione che, ok, avviene da un punto di vista virtuale, ma non è troppo diversa da quella che si fa all'interno magari di una sala. È chiaro, come dire, una cosa è farlo con 5-6 persone, una cosa è farlo con 1000, 1500, 2000, non so, poi persone che guardano e leggono una cosa e hanno è stato dato un input e diciamo interagiscono, ecco, e l'interazione poi è quella lì del like e del non like, ma e non possiamo fare finta sia una cosa confinata. È il contrario della scrittura letteraria, perché tu leggi un libro e non hai immediatamente il like e il commento, e viceversa quando lo scrivi. Cioè è interessante questo utilizzo di Facebook, perché in realtà
lo scrittore è uno che per definizione scrive per nascondersi, lascia il libro, poi non è così del tutto, però tendenzialmente il libro è quella cosa dove non ci sono i commenti degli altri, e quindi invece questa interazione è un esercizio continuo, un botta e risposta che è alla dimensione temporale opposta, secondo me, a quella della letteratura. Sì, no, questo sì, nel senso sì, sono d'accordo, nel senso è chiaramente nel rapporto tra scrittore e lettore non c'è quell'immediatezza di quel tipo, ma infatti il mio primo discorso proprio comunicativo, diciamo a monte, ecco, del libro, di un contenuto che si vuole, mettiamo caso, sponsorizzare, pubblicizzare, e poi diciamo sul discorso quanto sposta questo poi in termini di vendite, in termini di interesse, ecco, però io non penso che, come dire, non ha, cioè, ecco, abbia una dimensione così ridotta come un po' avete detto voi, nel senso sicuramente ecco. Beh, dipende da quanto lo utilizzi e come lo utilizzi probabilmente, no? Sì, però come dire, boh, io personalmente per dire, ecco, questo qua forse è un po' un esempio, forse hanno messo più like le persone, cioè, ho più like alla pagina libri e quanti libri ho venduto. Crea una distorsione, sono d'accordo. Però io mi sono comunque, ecco, reso conto di quanto questo meccanismo distorto, per il quale effettivamente magari le persone si interessino virtualmente di più rispetto a un interesse che gli porta, ecco. È chiaro, manca la lettura, però anima il, come dire, crea qualcosa dietro il libro, o diciamo porta a parlarne in una maniera per la quale si crea un interesse, cioè si crea un interesse, poi se si traduce effettivamente, ecco, non si traduce in maniera effettiva attualmente, penso, ma questo è stato il mio caso in un discorso di vendite, ecco. Però sicuramente io penso che abbia aiutato abbastanza tutto il virtuale, la comunicazione virtuale. Senti, volevo chiederti a proposito del tempo, una cosa che mi interessa molto e che riguarda molto i millennials, diciamo che uno degli argomenti poi, insomma, i millennials vengono tirati in ballo sempre per un'accezione negativa, a torto o ragione, questo ora non lo so. Non lo so se non esistono o meno, però insomma, vabbè, non siamo creduti. Io credo che a livello letterario no, esatto, non esistano. Poi esistiamo in senso anagrafico, perché in effetti credo che sui documenti io sia nata effettivamente nel 1986. No, appunto. Sicura? Credo di sì. Una delle caratteristiche è quella di avere tutto e subito, diciamo, no? Quindi c'è a disposizione il tempo, appunto, viene accorciato sia per quanto riguarda, ecco, i like, un riconoscimento che è immediato e che è appunto totalmente opposto a quello che poi ha un lettore, uno scrittore nel momento in cui scrive un libro, nel momento in cui il pubblico lo legge, ovviamente richiede molto più tempo per cui legge uno status e mette like, no? Però anche per chi lo scrive, appunto, cioè la critica che si fa a questa generazione è quella di non saper, non aver pazienza, non saper aspettare, quindi vuole vedere un film, lo scarica subito, vuole ascoltare un disco, lo scarica, lo ascolta, il tempo e lo spazio sono accorciati, no? E quello che mi interessa è che appunto è uno scrittore millennials, che possa essere anagraficamente o insomma a livello caratteriale eccetera, comunque in ogni caso per scrivere un libro hai bisogno di tempo, hai bisogno di farla appunto crescere un qualcosa in una maniera che è molto diversa dai ritmi che poi ci sono sia nei social network che in generale, no? E quindi appunto mi interessava molto sapere qual è il vostro rapporto con il tempo, con la scrittura. Il mio è un lunghissimo, vabbè, io ho messo 5 anni a finire il libro, come adesso, e vabbè, perché dipende dal tipo di lavoro che uno sta facendo, cioè obiettivamente, se uno deve fare un lavoro di materiale, come tutte le cose,
se fa un lavoro di ricerca, un lavoro storico, ci vuole più tempo. Cioè, se io mi devo documentare almeno un anno solo di lavoro sui documenti, cioè, poi dopo i documenti portano altri documenti, che portano altri documenti, cioè la cosa in realtà, materiali iconografici, aiuti, cose, partecipazioni, altra gente che ti fa. Quindi in realtà poi tu devi porre un po' lo stop a questo proliferare. Quindi io per me dipende poi dalla forma, perché se si tratta del romanzo, per come lo vivo io e per come mi rapporto io, è un tempo lungo, che ha bisogno assolutamente del tempo della costruzione, della progettazione, e quindi per me ci vuole tanto tempo. Il tempo breve lo dedico ai racconti, perché comunque quelli sono una forma espressiva, per cui la mia idea può prendere forma anche un giorno, in due. Poi c'è sempre bisogno, secondo me, che le cose vengano abbandonate e recuperate in un secondo momento. Cioè, comunque quello che scrivi ha bisogno del suo tempo per sedimentare, perché ogni volta che lo riprendi di sicuro ha qualcosa che deve essere sistemato. Cioè, adesso Nadia ha letto, io ho detto puzzolente 3 volte in 1 pagina e mezza. Cioè, che è una cosa agghiacciante, perché a rileggere adesso quella è una cosa che io sistemerei assolutamente, ed è così proprio perché è un libro che io ho scritto in 5 anni, quindi ci sono parti che io ho scritto uscita dall'università, ci sono parti che io ho scritto a gennaio scorso, eccetera eccetera. Quindi in realtà il tempo dipende da quello che tu vuoi fare. Chiaramente, se ti basi sulla tua singola esperienza e fai una scrittura del quotidiano e una scrittura individuale, probabilmente hai bisogno di un po' meno tempo, e quindi anche un anno te la cavi con un progetto che dipende da solo dalla tua fantasia. Quando ci sono altre cose che in ballo, il tempo si allunga, perché se hai bisogno di testimonianze, memorie, documenti, io adesso devo andare in viaggio, cioè devi andare fisicamente nei posti a raccogliere il materiale, non è stare a casa il materiale ti arriva. Il web aiuta ovviamente in queste ricerche, però non... Vorrei anche un po' il tiro della domanda. Sicuramente anche questo voglio sapere, ma per quanto riguarda proprio i risultati, ma anche arrivare alla pubblicazione, diciamo che sempre per tornare al discorso dei ragazzini pigri e viziati, uno dei discorsi che si fa è poi in relazione al luogo del lavoro, insomma, molti giovani, insomma, chi si occupa di millennials, eccetera, riscontra un accorciamento del tempo nel voler arrivare a dei risultati, quindi magari se dopo 8 mesi al lavoro non vedi di avere non senti di avere un impatto, ti deprimi e quindi stai fallendo, no? Mentre invece appunto per il libro magari potrebbe avere successo molto dopo, no? Dopo essere stato scritto, o insomma con dei tempi che sono molto diversi, no? Per un millennio questo potrebbe essere una cosa da fare impazzire, diciamo. Voi come vi rapportate con questo? No, io sono tendenzialmente una persona che veramente... Cioè, io vivo molto la questione del fatto che siamo in un periodo di grandi transizioni, quindi io do il tempo alle cose, nel senso che altrimenti diventa una corsa verso niente. Il libro io comunque l'ho pubblicato sempre dopo non solo anni che ci lavoravo, ma anni che ci lavoravo in casa editrice, perché ha passato 3 editor, perché la casa editrice ha cambiato direzione, perché le persone che sono entrate hanno voluto lavorare sul libro con me di nuovo. Quindi ogni libro non è solo il prodotto della singola persona, è comunque il prodotto del contesto in cui questo viene riorganizzato. Chiaramente tutto dovrebbe, non è detto che sia così, comunque dovrebbe, è scritto chiaramente dalla persona, ma nel momento in cui entra nel rapporto con la casa editrice ci sono delle dinamiche poi che possono allungare moltissimo i tempi. Secondo me bisogna avere la pazienza di capire se queste dinamiche vanno bene alla persona e al libro, di capire come il lavoro si sta svolgendo, che via sta prendendo, di arginare le cose che secondo te non devono deviare rispetto al corso che tu volevi dare, e non c'è niente da fare. Anche se la produzione editoriale, ne parlavamo l'altra volta, eravamo con Nadia a un convegno che ha fatto con Fredo Fofi, e lui parlava dell'importanza della lentezza, che è un po' il concetto che io me lo sono sorbito in tutte le sue salse, di Marramao, del Kairos, no? Tempo debito, tempo opportuno, che non appartiene più alla modernità liquida, Bauman, per dire cose che hanno tutti abbastanza vicine e note, eccetera eccetera. Beh, l'editoria, alcuni tipi chiaramente, in alcune dimensioni questo si attutisce, è assolutamente l'editoria dell'istante.
Cioè, tu un secondo dopo che il libro è uscito, il libro è dimenticato. Tu devi per forza di cose, per il numero di persone che ci lavorano, per la quantità di libri che devi produrre, per la quantità di persone che devi seguire, riuscire a fare tutto nel tempo debito è una cosa praticamente impossibile. Cioè, se io ti dico che in casa editrice abbiamo due persone e dobbiamo fare 10 titoli al mese a livello editoriale, ti do la misura di quanto sia impossibile fare a tempo. Si fa il massimo che uno può, ma chiaramente c'è una perdita in questo. Secondo me la persona che scrive ci deve provare a sottrarsi, cioè quantomeno chi scrive che può deve un po' sottrarsi rispetto alla tempistica istantanea, cioè deve permettersi di darsi il suo tempo di progettazione, di produzione, il suo tempo di rielaborazione di quello che ha fatto, il suo tempo nei rapporti con la casa editrice, nelle cose che vengono proposte, nelle cose che vengono tolte, aggiunte. Qualsiasi cosa tu devi avere il tempo di capire se è opportuno o meno, almeno quello, perché è l'unico spazio un po' di libertà temporale che uno si può dare nel rapporto con un libro. Quindi no, sì, io non sono l'esempio adatto della cosa assurda, tutto è stupido. Sì, io invece io ho avuto la fortuna di arrivare comunque alla pubblicazione o al contatto con l'editore e poi al, diciamo, leader della pubblicazione abbastanza velocemente rispetto a quelli che, diciamo, sapevo fossero tempistiche. Quanto è passato se fosse quello? Ma poco, nel senso... rispetto a quando l'hai portato, pochissimo. Perché lui ha avuto la fortuna che l'ha letto subito una persona che lavorava prima nel commerciale e che certamente appassionata, che l'ha portato al direttore di tutto il gruppo, che poi l'ha dato a me e io a quel punto, avendolo sposato, l'ho passato su. Ma in realtà i tempi della pubblicazione possono essere anche finiti, cioè io per esempio adesso pubblichiamo a due libri di due persone che invece sono molto più grandi di Giuseppe, e queste persone hanno mandato il loro manoscritto anche 2 anni fa. Ci sono una serie di variabili in questo che dipendono dalle circostanze fortuite. Io da buon millennio non avrei sofferto la morire. No, infatti magari sarei suicidato, è stato malissimo. E poi però, fatto nel pubblico già No, vabbè, poi diciamo, ecco, in realtà mi ha tranquillizzato, non è che l'idea di aver avuto il contatto mi ha dato tranquillità anche di avere. Io qui ho sempre fatto altra roba, quindi è stato il primo contatto vero e proprio, non con solo con un editore che voleva pubblicare un libro, ma con una realtà, con la realtà editoriale. Io non sapevo niente, io portavo il manoscritto a mano, non conoscevo tantissimo, non conoscevo un sacco di meccanismi, e quindi in realtà mi ha anche dato molta serenità il contatto con la realtà vera e propria e con delle persone che, ecco, mi hanno fatto capire che erano veramente interessate. E poi piano piano, tra le cose che ho capito in questo anno, diciamo, dalla pubblicazione, che in realtà questo discorso del tempo, della presenza di tutto e subito, è molto importante invece, ecco, essere un po' come millennium, perché bisogna... questo bisogna avere molta pazienza, nella scrittura e nel... forse io sono un po' cresciuto, le vedo un po' diversamente queste cose, però bisogna avere molta pazienza e non avere fretta. Quindi è una cosa che sto provando ad applicare adesso. Secondo me voi avete una difficoltà, quella nel... che è sempre esistita, cioè scindere dalla pratica e la teoria, e voi la vedete più forte questa cosa in pratica, perché vi trovate una teoria solida alle spalle, in realtà poi invece è una pratica che, insomma, è difficile da... è sempre stato difficile, ma per voi è più difficile, immagino, questa... Come parlare di internet può significa più cose insieme,
mentre appunto invece la parola e i significati di un singolo verbo significa una cosa precisa. E voi state vivendo questo arco temporale dove un giorno altri millennial saranno totalmente virtuali. Voi siete a metà tra una... Io non sono millennial, il mercato di ebook sta crollando, io vorrei dirlo, mia grande felicità, il mercato di ebook sta crollando. Voi utilizzate il gap tra la pratica e la teoria, questa è forte in voi, ancora di più, mentre per noi lo era, però diciamo la pratica era più importante e la teoria era più importante. Voi vi trovate di fronte a una teoria stabilita, ma una pratica che non ha niente a che vedere con la teoria. Io vorrei dire una cosa su questo, e anche una cosa che si ricollega a quanto diceva Giuseppe, perché il caso di Giuseppe, che è entrato in editoria appunto presentandosi personalmente da Elliot, è in realtà una cosa straordinaria sotto certi aspetti, perché questo meccanismo non si vede più, ma non soltanto questo. Adesso, per poter pubblicare per la prima volta, il passaggio si è molto... è più complesso e probabilmente ha generato anche una catena virtuosa, se posso dirlo, perché ora è molto difficile che basti appunto mandare un manoscritto per mail ad un editore. Adesso un editore ti mette alla prova molto prima che tu mandi quel manoscritto, ovvero cerca di capire se tu hai una penna, hai una voce, andando in rete, vedendo se hai pubblicato dipende, non si può dire questo. Beh, molto spesso ci stanno... è difficile. Quanti manoscritti, quanti sono in... o sarà presentato da una gente? Cioè adesso la maggior parte delle persone che esordiscono, è molto difficile che siano esordenti sconosciuti che hanno mandato in percentuale. Però per dirti da noi sì. No, io non parlo di una singola casa editrice. Però ci sono anche grandi case editrici congiunti, continuano ad attingere quotidianamente ai manoscritti. Anche in Audi. Ai manoscritti leggono tantissimo dalle caselle. Quindi secondo me, guarda, il caso di Tunoè è un caso veramente particolare. No, però non parlo soltanto della Tunoè. Cioè, nelle altre case editrici ci sono figure preposte alla lettura della casella degli libri spontanei. I tuoi libri spontanei vengono letti tutti, cioè quantomeno aperti, poi chiaramente se ci stanno tanti refusi nella prima cartella. Però è molto intelligente questo discorso, ma purtroppo non lo fanno tante case editrici di sondare il web alla ricerca di contenuti. Ad esempio, quantomeno nel panorama dell'indipendente, era non so in Audi, però adesso, salvo pubblicare racconti su dei contenitori che siano quantomeno stimabili da tempo, è difficile che un autore, ad esempio, non abbia un agente, è difficile che non abbia mai pubblicato un racconto da qualche parte, è difficile che appunto non sia in qualche modo conosciuto ancora prima del suo romanzo per aver scritto un qualcosa. Volete un articolo, volete una critica sensata su internet, quantomeno negli esordi che io, alle stesse Lady Gaspari, scriveva tantissime cose. Però scrivere prima del primo romanzo è assolutamente normale, cioè è quello che fa chiunque voglia scrivere un romanzo anche mentre lo sta scrivendo, è una palestra. In Audi leggono i manoscritti, sia a Stile Libero a Roma sia a Torino, c'è qualcuno che li legge, che ovviamente li aprono e poi magari non sempre li leggono. E c'è anche ricerca sul web, che poi possa piacere o meno, però c'è ricerca sul web. Per esempio Matteo Bussola, che è stato un studio di Stile Libero, ma anche Giacomo Mazzariol, hanno visto il video, li hanno chiamato, e Bussola hanno visto la pagina Facebook, e comunque anche lì sono entrati in contatto così, non credo che avessero un agente prima. Alcuni magari erano agente, però è difficile che non ci sia più appunto un filtro, cioè nel senso prima di quel momento, dell'atto sacro. Dipende se la casa editrice il filtro se lo può permettere. A volte ci sono, adesso mi viene in mente, ma c'è stato anche negli ultimi anni qualcuno che è stato pubblicato solo per il manoscritto. Un filtro può essere anche un premio letterario, ad esempio vinci è molto ampia la cosa, cioè nel senso è vero e dovrebbe essere, cioè è molto più utile per una casa editrice che funzioni così. Visto che non è un incontro sull'editoria ma sui millennials, visto anche che se parliamo ancora di sequestro di persona per tutti, posso fare un'ultima domanda e poi magari chiudiamo.
Perché allora un'altra una curiosità, perché per me è stato un incontro veramente esotico, devo dire, cioè interessante anche da un punto di vista esotico. Allora, una cosa che non ho capito è sempre chiedere a Giuseppe, perché è quello che più mi dispiace, ma i due libri sono marcatamente uno più generazionale dell'altro, e questo li distingue anche in questo. Tu hai detto all'inizio, hai detto quando appunto che non eri d'accordo con l'indolenza generazionale, eccetera, perché anche esprimersi. Allora, io invece ti dico che secondo me scrivere di per sé non è un atto politico e non è un atto che contraddistingue particolarmente una generazione, perché tutti i giovani, tutte le generazioni hanno sempre scritto in astratto. Scrivere diventa un atto politico nel momento in cui si propone una precisa visione del mondo. E però anche sinceramente curiosa ti chiedo, visto che ti sei opposto a questa definizione che lui ha dato dei pigri indolenti e che però io in realtà non ho afferrato il... Cioè, non ho afferrato il motivo, anche perché secondo me il tuo libro esprime quello ed è interessante per quel motivo. Che cosa intendi quando dici no, non siamo però così indolenti? Perché? Sì, no, diciamo che tutti i personaggi del mio libro hanno questa scorsa indolenza di, diciamo, il protagonista in prima battuta. E, però ecco, io poi parlo semplicemente ecco, dall'osservazione che posso fare dei miei coetanei, ecco, non noto, cioè non vedo delle, nel complesso delle persone, ecco, passive o che, diciamo, effettivamente non, come dire, vivono in maniera totalmente passiva. Sarà che boh, che conosco io persone bene o male, che cioè, non vorrei che si faccia solo caso al mito, che poi chiaramente è un mito perché è stato alimentato e le persone stanno costringute all'università per anni, però ecco, io non è che conosco la maggior parte delle persone che conosco, comunque sia, magari per può sembrare una cosa normale, però se stiamo qua a parlare in questi termini magari anche non lo è. Però la maggior parte delle persone che conosco sono persone che si sono messe, che i miei coetanei poi, che hanno... Lavorano, dai, con le difficoltà ambientali e con le difficoltà storiche di cui abbiamo, diciamo, di cui abbiamo accennato. Però, sì, ecco, sì, cioè, poi non so... Non so... Sei ribellato a questa definizione. No, cioè nel senso fanno qualcosa nella giornata di costruttivo, cioè poi non so qual è, ecco, il parametro, della pigrizia, dico allora qual è, dell'indolenza. Nel visto senso, che. Non pensi che posso dire una cosa, certo. Credo che cioè, qui si stia rasentando veramente un insieme di stereotipi. Allora, io sono dell'88, sono laureata dal 2012, sto prendendo la seconda laurea, sono una ricercatrice, mi occupo di statistica sociologica. Sono state dette una serie di cose che non hanno... Cioè, allora, perché magari la generazione di oggi... Non tanto dagli scrittori, no, po' più da questa cioè, cosa. La generazione di oggi è più la eccellente. È una decisione del time, la vita del time. No, si scontra... Ok, però consideriamo anche il resto. Cioè, si scontra con la prima grossa crisi economica dagli anni 80. Ah, ma certamente, assolutamente. Allora, questo è un indicatore scatenato. Chi lo nega? L'insolenza e la pigrizia sarebbero, come diceva giustamente l'autore, sarebbe da capire anche qual è il parametro. Ma chiaro. Cioè, io penso che la generazione di millennials, che comunque esiste, perché ha una serie di caratteristiche comuni, che non si... Noi parliamo di narrativa. Sul piano del lavoro esiste e sono d'accordo con te, sul piano della letteratura secondo me è una sciocchezza parlare di millennials. Non stiamo parlando più di letteratura. No, sul piano della società sono d'accordissimo con te. Io per esempio sono una grande amante della graphic novel, non so se vuoi annoverare della narrativa o no. Cioè, probabilmente, non so poi come, non sono del settore specifico narrativo, quindi non ho idea, però la graphic novel è effettivamente molto immediata. Io studio tutta la giornata, torno a casa, mi prendo il mio bel libro, peraltro l'ho visto anche diversi qui molto, che ho anche a casa, me lo leggo, in due giorni l'ho finito, anche meno, però comunque per me è assolutamente una forma narrativa di tutto rispetto. Ma chi lo nega? Io ci lavoro con grafico. Io non lo volevo quindi dire, sì, però, assolutamente. Allora certo, a questo punto io vorrei parlare anche dei ragazzi che lavorano, addirittura in alcuni casi arrivano a lavorare 16 ore al giorno e il problema è che non vengono. Allora, io vorrei parlare di questa cosa, io vorrei anche dire il time a questo punto. Sì, no, però la gioco, vaffanculo. Ma prendi
Come una cosa anche scherzosamente provocatoria, signori, 86, 88, certo, 88, tu quanti ce ne hai? 89. Ok, sei schifosamente giovane. Cioè, se a qui parli proprio con una tribù, credo, di sottopagati, ma sì, proprio, no, diciamo... Quindi, scusami, no, volevo dire un attimo questa cosa. Che sarebbe stato l'evento organizzato da Daily Magazine, che si rivolge a un pubblico di millennials in un certo senso, e appunto ogni giorno diciamo che lavoriamo proprio per dimostrare che non siamo dei nulla facenti, bibili, e che stiamo tutto il giorno su Facebook. Quindi la definizione del Time è una provocazione che poi appunto si rivolge a una generazione talmente ampia che può riguardare anche semplicemente un quindicenne. E quando si parla di millennials spesso appunto si parla di social network, di selfie, di stare tutto il giorno su Facebook, di volere un riconoscimento appunto legato a livello dei like e non legato al mondo reale, e quindi siamo qui anche proprio per questo. Ma nessuno dirà mai ballo, nessuno dirà mai ballo di ufficiale, sono appunto sicuramente i comuni. Cioè, allora, io in realtà, se devo dirla, il livello culturale personale, l'impegno personale o il lavoro non erano minimamente diretti in ballo. Esiste oggettivamente una difficoltà di aggregazione rispetto ad altri decenni che coinvolge anche la mia generazione, che non è millennial, non so se l'ho già detto, ma che è diversa da una capacità di fare rete e di mettere in piazza apertamente il problema dei diritti comune, che non vuol dire che non ci sia o che non sia vissuto, però di dargli una visibilità che prescinda dal diritto individuale che diventi diritto collettivo a livello, visto che è stata tirata fuori questa parola, di comunicazione. Questa cosa è al momento, secondo me, un problema. È questo il discorso. Nessuno dice che i millennial non lavorano, sono intellettuali, nel senso che non leggono. Sì, sono disoccupati, non per colpa loro, però lo sforzo di alcune generazioni è stato anche quello di provare a creare una società in cui ci fosse posto per loro, e non di aspettarsi che il posto per loro venisse dall'alto, cosa che dovrebbe anche venire, ma che non accade. Da un punto di vista dell'azione, per me questa differenza è visibile, e ci metto dentro con i millenni anche la generazione anche immediatamente precedente, cioè la mia. Cioè, c'è stato un momento in cui si è pensato, da quel momento in poi, che per fare la rivoluzione servisse lasciare stare dei carabinieri. Non è così, ora piacciono meno i modi, però non è così. Volevo solo dire questo. L'ultima cosa è proprio emozionante, però allora a sto punto il problema più grande della nostra generazione è che ci siamo fidati di quelle precedenti. Ma perché? Ma non si fa mai, perché sono fatte per essere distrutte le precedenti. E chiediamoci, ma perché? Ma anche perché, guarda, la mia, quella che distruggeva la mia, io mi sarei staccata e sarei stata con quelli che distruggevano la mia, con quelli che distruggevano ancora quella precedente. Nel senso che questa cosa doveva venire fuori molto di più, e non soltanto come un noi ci aspettiamo, voi non ci avete dato, che è un ottimo punto di partenza. Però dopo... E quindi questa è una colpa dei millennials? No, non è una colpa, è un dato, è un dato. Certo, cioè, oggi... È una generazione che non si è ribellata appunto alle condizioni che non si è lasciata. Non sono neanche spesso nelle condizioni di poterlo fare in maniera totale. Ma non lo erano neanche i metalmeccanici negli anni 70. Vabbè, avevano il sistema che... E non lo erano, però l'hanno fatto, e questo dipende anche dal fatto che è diverso, perché non si scendeva in campo per i privilegi, ma per i diritti di tutti, mentre adesso si scende in piazza per i propri diritti. Ma questo non riguarda i millennials, riguarda anche i tessisti. Però posso anche notare, quelli che combattevano per i diritti ora, nel 68, dove sono? Ma non devono farlo loro, dobbiamo fare. Ma sono morti, avranno 108 anni. Hanno 106 anni. No, sono molto giovani, sono ai posti di potere che prima contestavano. Vabbè, sì, infatti. Sì, no, ero sicura che si sarebbe. Okay. Comunque vorrei dire che noi siamo convinti, insomma, che il discorso non, cioè il discorso sui millennials non era politico, non era, sì, non era politico, cioè, sociale, politica, non diciamo, ci metteremmo mai di avere abbastanza soldi, ne abbiamo troppo pochi, lavoriamo troppe ore, questa è la, credo, social, siamo tutti d'accordo. Cosa social era? Eh?
perché no, quella social web, nella letteratura innesti una cosa che non è, che non fa parte ma più di te della letteratura, dice, ma questo no. Secondo me però è un po', se parliamo di Facebook è un conto, però ricordiamoci anche, signori miei, che il web appunto è vero che c'è una grandissima dispersione di contenuti perché tutti possono parlare, però è pur vero che abbiamo minima immoralia, vorrei citare forse un esempio, doppio zero, abbiamo le parole e le cose, dove ci sono dei contenuti incredibilmente belli, dove potete leggere Giorgio Falco che descrive una foto di Pirri per quattro cartelle, una cosa veramente incredibile, quindi nel senso, certamente c'è la comunicazione istantanea che è Twitter, come diceva prima Giulia, che può essere Instagram, che è molto relativa al nostro bisogno di immagine e disposizione, ma poi c'è anche una grandissima comunicazione di contenuto, Nazione Indiana, fondata da Moresco, non lo so, L'Ultimo Amore, il blog dell'Uffetto Post, Dude Magazine, vorrei dire, no, ragazzi, l'ultimo, ultimo, web, cioè, non so, ultimo ma non ultimo, quindi prima si è arrivati a parlare di Facebook indubbiamente perché adesso gli scrittori ci mettono davvero la faccia, cioè essendo reperibili un tempo non è che potevi andare su internet e aggiungere YouTube, non so che vanno a vedere quante proprietà c'hai per capire chi sei. Peraltro, esatto, cioè non è che potevamo aggiungere Aldo Busi su Facebook, non è che adesso probabilmente, però come dire, è chiaro che adesso l'autore sia molto più esposto e giustamente Busi, no, su Facebook neanche adesso. Sì, verremmo uccisi probabilmente. Ci schifa tutti. Ha ragione. No, però giustamente, come dire, è pur vero che a Giuseppe sia venuto spontaneo dire la sua sulla gestione di una pagina Facebook, perché in effetti poi l'autore Valens Nolens diventa un personaggio pubblico e in effetti fa un lavoro sul libro di spinta che può essere appunto più ad alto tono o più appunto laterale, come appunto ha scelto di fare Giulia, ma questo è completamente distinto dal modo in cui nel web si parla dei libri, perché veramente io è una cosa che difendo, ci sono dei ragazzi in gamba. E come sì, quindi pure per i prossimi incontri vostri veicolare su questo tema, in effetti. No, perché è anche un mondo effettivamente non ancora sufficientemente conosciuto, però ricordiamoci che libri e Facebook non è niente, cioè veramente quella è una cosa che muore su se stessa. Libri e alcuni siti, alcuni blog, diamine se sì, flaneri, anche, cioè non so, insomma. Sì, no, ma cioè nel senso io credo che sarebbe sull'approfondimento, che sull'approfondimento, sì, sull'approfondimento. Quindi volevo dire una cosa sulla provocazione del Time e di questa serie di incontri, che in realtà la provocazione forse è anche voluta per interrogarsi e fare una cosa difficilissima, riflettere sul presente, cosa scrivono i millennials, ma anche cosa leggono, perché avrebbe visto anche da questo altro punto di vista. Io quella provocazione molto fastidiosa che tocca tutti noi, metto in mezzo pure me, la interpreto però così, che effettivamente è una generazione che ha veramente una difficoltà enorme a colmare la distanza tra la realtà e l'aspirazione. Perde veramente di vista che questo tragitto dovrebbe a un certo punto essere, non dico azzerato, ma accorciato. E in questo la virtualità, il venire dal benessere, ha un ruolo importantissimo ed è una grande sfida, ovviamente un periodo molto difficile quello che si sta vivendo. Infatti volevo dire una cosa, che comunque sia, non è... Siamo quasi presi negli anni 70, perché è una cosa che mi interessa molto. Come? La questione politica, quindi no, ma nel senso, cioè poi è anche tra virgolette, può essere anche riduttivo dire è una generazione che non si suda una sua posizione, questa qua, perché comunque sia bisogna vedere cosa è stato lasciato. Comunque da un punto di vista educativo questa generazione chiaramente è figlia di una generazione che ha dato un benessere, o comunque sia una parvenza di benessere, un'apparenza di un'idea di stare bene, per la quale ecco poi la necessità di riappropriarsi di uno spazio è sorta comunque dopo che, come dire, siamo stati educati in una dimensione di benessere. A discapito magari, cioè a differenza magari di altre generazioni, magari, non so, quella tu, forse quella prima ancora. No, il mio benessere totale, figli degli anni 70, quella prima. Quella prima ancora, esattamente.
cioè, se poi il discorso appunto che facevi tu era quello di ok, sì, lavorate, fate, dite tutto, però non c'è una lotta, un tra virgolette, un prendere posizione in un certo modo forte per i propri diritti o per la posizione che volete avere in questa società. Però nel senso, ecco, non si può neanche prescindere da quello che è stato un'educazione che è quella che ha avuto la mia generazione, e soprattutto appunto da un'idea di benessere più o meno reale, più o meno consistente, nel quale siamo cresciuti, comunque ci siamo, nel quale ci siamo formati. Poi che il problema sia venuto a galla ora con un discorso di crisi, un discorso storico e economico, quello là è chiaro, adesso si pone il problema vero e proprio, però per tanti anni, tutti gli anni della formazione, noi non è che in realtà c'era troppo da ribellarsi a nulla, ecco, nel senso che si stava tra virgolette bene. La tecnologia ha accelerato dei processi per i quali tutto risultava più facile, più immediato, più veloce, ha semplificato un sacco di cose. Adesso questa bolla è un po' esplosa, però non si può dire, non si può limitare a dire, a fare una colpa. È chiaro che si può sempre fare di più, però... No, non mi sembra una colpa, cioè... È un'osservazione veramente oggettiva e non credo che ci siano colpe da nessuna parte, né da chi lascia né da chi riceve. C'è evidentemente una disgregazione del tessuto sociale che è andata avanti negli anni, ed è inutile dire da quando è cominciato, che mi sembra molto interessante quello che diceva lei sulla differenza sulla distanza tra aspirazione, tra desiderio volitivo, aspirazione e realtà, che mi sembra che sia una divergenza che è andata molto avanti negli ultimi 15 o 20 anni questa, e che ha molto a che fare con l'individualismo. E non è, io non faccio una questione di colpe su nessuna generazione, però è evidente che esiste una tendenza, è esistita una tendenza all'aggregazione per la difesa di diritti comuni, con tutti gli errori e limiti che questa è stata, cioè con studenti che scendevano in piazza per i lavoratori e lavoratori che scendevano in piazza per gli studenti, e che questa cosa adesso per qualsiasi motivo non accade, e che ci si sente toccati e punti soltanto quando si parla di se stessi. La dimensione collettiva si è spappolata, cioè si è disintegrata. Io mettevo soltanto in piazza questa cosa, senza dire né di chi è la colpa né di chi non è, però questa cosa è oggettiva e produce un individuo. Ci sono? Sempre per tornare ai social network, poi che sono un argomento davvero centrale in realtà, soprattutto per quando si parla di millennials, uno degli aspetti che poi vengono trattati maggiormente è quello legato all'individualismo, all'individualità che ha un utente al di qua dello schermo, al di qua del selfie, che ha un riconoscimento che è appunto totalmente distorto dalla realtà, nel senso che vivi nel tuo cortile di mi piace, tot numero di mi piace, hai la tua immagine. Anche l'immagine di aggregazione, esatto, se vuoi, cioè, che si sostituisce. Costruisci una immagine di te stesso che è appunto veicolata e dettata da alcune dinamiche esterne, ma che sono, riguardano l'apprezzamento che poi tu riesci a far avere, no, di te stesso agli altri. Ed è, c'è poi questo scollamento con la realtà, con la vita tutti i giorni, con il rapporto personale con le persone, con l'avere, costruire dei rapporti duraturi, no? Anche. E quindi appunto... Anche perché non mi sembra che ci siano tanti luoghi, cioè le librerie per esempio sono un luogo, le biblioteche sono un altro luogo, però da un punto di vista, cioè rispetto a tanti luoghi di aggregazione che potevano essere la piazza, le sedi dei partiti, con tutti i limiti che potevano avere, cioè ci si è andato verso un impoverimento anche proprio dei luoghi fisici. Quello che poi è una cosa che fa di varie basso, no? Da esatto. Una parte dell'altra, cioè, io non ne ho bisogno perché metto la foto su Facebook e parlo con le persone attraverso i commenti, dall'altra parte magari appunto... si tende sempre a diradarsi poi, no? Gli spazi sociali, eccetera, e il risultato magari è questo, ecco, per questo non c'è una colpa, ma è tanto una parte soltanto, però sicuramente questa generazione potrebbe avere di più, così come gli è stato lasciato la possibilità. Ma forse dovremmo anche uscire da questo, cioè non è detto che tutte le generazioni debbano esprimere la stessa cosa. Poi alla fine, perciò per me il libro era interessante di pensarlo, perché comunque esprimeva anche una differenza generazionale rispetto alle altre, e diceva vabbè, questo è quello che propone questa generazione, questa sorta di individualismo, anche di piegarsi su se stessi, di passare il tempo nella fila del muro torto a pensare a me, a quello che sarò, e non, certo, non importa che cosa mi passa accanto. Questa cosa secondo me
non è da criticare, è semplicemente un dato di diversità. Non è quello che viene criticato, ma diciamo che Giuseppe, credo, così come Giulia, così come probabilmente le persone che sono qui, in realtà sono un tipo di millennial un po' inconsueti, nel senso che poi l'esempio che si fa, magari anche quello a cui si rivolge il Time, è quello del ragazzo, del ventenne, depresso, infelice, perché appunto non ha un riconoscimento sociale e magari lo cerca attraverso i social network che non sono la realtà e di conseguenza creano in qualche modo anche una dipendenza, appunto, quindi si parla di aumento dei suicidi per gli under 30, oltre alla disoccupazione, appunto, che è dettata da cause sociali, cause economiche, cause storiche, eccetera, ma comunque appunto influiscono poi su un profilo generale, che tu prima dicevi superficiale, mi sta molto nel tipo. Sono delle generalizzazioni che ovviamente si fanno per, se pensi che si tratta di un ventennio talmente. Io sono millennial, sono dell'84. Appunto, uno dei cittadini. Allora, già abbiamo un serio problema. Sta generazione troppo alta. Certo, no, se no, assolutamente. Se dopo dell'84, qualcuno deve morire, ragazzi. Dobbiamo anche chiudere. Io, peraltro, pensavo che i millennial fossero quelli nati nel 2000, quindi non lo so. Invece, no. Le parole che fanno. Sì, sì, sì. Secondo me, scrivete dei pezzi di qualsiasi anno sia generale. Non posso rispondere perché va tanto da loro, però a questo punto è ancora peggio la cosa del Time, perché se se la prende col ventenne che ha il problema della realtà virtualità e se la prende con tutta la generazione, quello che ha scritto, ma sai, però la prende la schiaccia. No, non lo so, adesso lo rifacceremo. Se noi, se non moriamo, io sono pronto a scommettere, voi fate più di un lavoro, almeno io ne faccio più di uno, certo. Se devo fare il figo ti dico faccio il regista, poi però lavoro per un festival di cinema, sto facendo comunque una scuola da audiovisivi, faccio un sacco di cose, ecco, lei non pronta a scommetterci, perché noi facciamo questo, cioè io, mio padre ha fatto un lavoro per volta, basta, lui faceva la gavetta, e questa è una caratteristica del millennio, ma attenzione, sai, anche perché spesso e volentieri si dice, poi magari nel tuo caso ti auguro di diventare un regista, famoso, che lo possa fare soltanto questa novità. Una delle caratteristiche dei millennials è quella che appunto una generazione narcisista, perché pensa di poter arrivare là dove magari non ha detto che si possa arrivare, cresciuti con degli input, degli stimoli. Prima chi l'ha detto? Scrivono in un botto, c'è stato promesso, diciamo, un botto di registi, hai detto una parola che stavo per dire io, mi hai anticipato, c'è stato promesso. Esatto. C'è stato promesso un po' troppo. Ci sono state date delle, prima si parlava di teoria della pratica, ci sono stati dati degli strumenti da utilizzare. Il problema è dove li utilizziamo, come li utilizziamo e soprattutto con chi li utilizziamo. Ora, qui poi una critica che forse l'hai detto proprio tu, il problema della rete. Però quello, ragazzi, è un altro problema, perché non collaboriamo? Perché per esempio io alle scuola diceva la cosa più bella, però non è vero, sono venuti in questo incontro tanti saluti per esempio c'è una cosa, io posso, no, però veramente non era un comitern, cioè volevamo parlare di quei libri, sì, non era un comitern, no, ragazzi, non posso dire solo una cosa in due battute, la letteratura se non parla di queste cose non è, ma non è vero, no, questo è vero, dai, no, questo assolutamente non è vero, perché la letteratura non ha nessun obbligo di raccontare il presente, può farlo ma può anche non farlo, ha solo l'obbligo di fare, di produrre dei bei libri, la letteratura non ne ha altri. Il libro, ma se c'è una voce di prendere il libro, di comprare il libro, ma facciamo un gruppo Facebook, questi qua che siamo, allora, iniziamo a aggregarci, abbiamo status di gruppo. Io direi che qualsiasi discussione la continuiamo dopo, perché secondo me è tantissimo. Per i CP e fumatori qua siamo. Sì, dai, prima di niente continuiamo, qua però devo. Però mi sono piaciuti gli incontri, quindi venite anche agli altri. Sì, però sono il 24 maggio, giusto? Il 24 maggio sentiamo qui, quindi tipo continuare e parleremo di giornalismo dei millennials. Quindi, insomma, chiamate sempre un altro non millennial. In realtà sì, perché c'è Valerio Mattioli, che anche lui credo che sia 78, quasi millennial. Quasi millennial. No, 78 come mai, è quasi millennial. Però siamo quasi dalla soglia proprio del. Ma cambia molto. Va bene, grazie a tutti. Comprare i libri. Ci vediamo 24.